manifestazione dedicata ai giovani che raccoglie tre grandi eventi in uno. Le gare di robotica, noi selezioniamo i migliori e i migliori andranno ai campionati mondiali di robotica. Poi una grande parte della manifestazione è dedicata ai workshop, ai convegni, ai laboratori per gli studenti. Su questo tavolo vediamo dei piccoli robot, li avete fatti voi? Li abbiamo fatti insieme ai bambini, partecipano alla gara RoboDance, categoria junior, sono stati programmati, costruiti prima e poi programmati dai bambini per fare dei movimenti al ritmo di una musica. Ecco, si muove facendo ruotare questa ruota, quindi si muove avanti e indietro e la ballerina gira simulando la danza al ritmo di un ballo, ripeto, latinoamericano. Mi è piaciuto di più stare vicino ai miei compagni e programmare insieme questi robot. Alcuni erano difficili da costruire, un po' difficili. Però ce l'avete fatta alla fine. Sì. Noi siamo il gruppo di automazione e robotica di Tor Vergata e ci occupiamo di insegnare i sistemi di controllo ai ragazzi. E questo qui è un esempio di come i ragazzi imparino la cinematica diretta e inversa. E potete vedere la tesi di una ragazza grazie alla quale la misura mioelettrica del muscolo viene poi tramutata in movimento di un robot, in particolare di questo robot meccanico. Abbiamo individuato la robotica come il nuovo strumento per fare didattica e contemporaneamente per fornire ai nostri giovani, in maniera particolare agli studenti degli istituti tecnici e professionali, conoscenze e competenze spendibili immediatamente nel mondo del lavoro. Dove c'è scritto che i nostri studenti devono fare i tecnici o gli impiegati o i dipendenti? Questo è un modo per dimostrare come è possibile fare davvero azienda, è possibile fare imprenditorialità. Questo è uno studio biomedicale, siamo partiti dall'idea di aiutare le persone che hanno avuto dei traumi neurologici e quindi hanno delle difficoltà a camminare, soprattutto nell'appoggio del piede, in cui il paziente tende ad appoggiare su un lato, particolarmente su un lato, il proprio peso del corpo, posizionando dei sensori sulla pianta del piede e sul dorso. Questi sensori segnalano quindi al paziente in ogni momento se la pressione, diciamo, è equilibrata su tutta la pianta, e quando tutti e quattro i LED sono verdi, questo strumento si muove permettendo quindi la fase, come ad esempio la fase di un cammino. Francesca Cecchi dell'Istituto di Biorobotica della Scuola Superiore Sant'Anna. Oggi abbiamo appunto portato uno stand con le varie linee di ricerca dell'istituto e alcuni prototipi, in particolare dell'area di robotica biomimetica e biespirata. Quindi abbiamo la teca con alcuni prototipi del progetto Octopus, che è un progetto proprio che mira alla realizzazione di un polpo robotico. Poi abbiamo una lampreda robotica e un grillo robotico. Questo perché noi andiamo a studiare la natura per replicare alcuni meccanismi, alcune funzioni all'interno di alcuni prototipi robotici. Si dice che la natura trova molto spesso le soluzioni più intelligenti a livello di efficienza energetica o magari proprio dei meccanismi di attuazione. Quindi, per esempio, andando a studiare il polpo possiamo creare una nuova generazione di attuatori, di motori più intelligenti. Possono essere applicati in campo sottomarino, per esempio per l'esplorazione dei fondali marini, oppure anche in ambienti magari rischiosi per l'uomo, come per esempio per andare a fare delle esplorazioni in luoghi, per esempio, dove c'è stato un terremoto o cose così. Questo è uno dei modi per uscire dalla crisi. O si investe in formazione, in istruzione, oppure non ne usciremo più da questa cosa.